ci sono misure da approvare, c'è da fare un monitoraggio delle esigenze del territorio dal punto di vista di ciò che funzione pubblica può fare. In questo settore sono due campi di intervento che abbiamo individuato, col sindaco prima e poi con i rappresentanti del mondo produttivo di questo territorio, e riguardano da un lato tutta una serie di questioni attinenti al personale amministrativo e tecnico che riguarda il comune, ma che riguarda anche le amministrazioni periferiche dello Stato, che sono fortemente impegnate nell'opera di ricostruzione, e quindi alcune misure che riguardano, diciamo così, la possibilità dell'utilizzo virtuoso di tutto il personale che serve. Dall'altra parte una serie di interventi che riguardano semplificazioni burocratiche e amministrative, che sono fondamentali a sostegno dell'attività delle imprese coinvolte nella ricostruzione, ma non solo, con riferimento ovviamente alle attività pubbliche, quindi al rapporto tra il settore pubblico impegnato sull'Aquila e il sistema delle imprese, ma anche per quanto riguarda tutte quelle attività imprenditoriali che prescindono dal sostegno pubblico e che devono rinascere in questo territorio. Lei ha parlato di burocrazia zero e anche di possibile riunificazione di tutta la normativa post-sisma già emanata. Ma è una proposta che ci viene dalle imprese, dai rappresentanti del territorio. Io ho preso impegno a farla verificare dal Dipartimento Funzione Pubblica. Noi abbiamo messo una norma nel decreto legge del fare che estende la disciplina delle zone a burocrazia zero a tutto il territorio nazionale. Credo che qua si possa fare una sperimentazione seria, e ci siamo intesi su un tavolo di confronto che con le istituzioni locali e con le organizzazioni del mondo dell'impresa vogliamo mettere su, proprio per capire se riusciamo a fare questa cosa, che sarebbe molto utile. Noi abbiamo fissato per sabato 20 a Roma questa assemblea nazionale del partito, che serve a ricominciare il nostro percorso di impegno. Siamo assolutamente consapevoli del fatto che c'è la necessità di dar voce ad un'area moderata del nostro paese che stenta a trovare adeguata rappresentanza politica, e tutta un'area che oggi è divisa in più soggetti, e che più delle volte non va a votare, come dimostrano le ultime elezioni amministrative. Il nostro prossimo appuntamento sono le elezioni europee del 2014. Noi dobbiamo costruire una rappresentanza politica per quest'area. L'UDC è un mattone di questa casa che vogliamo costruire, e crediamo che bisogna rimettersi tutti in discussione. Noi lo stiamo facendo pur avendo rivitalizzato la nostra struttura organizzativa su tutto il territorio nazionale, perché riteniamo che oggi ci sia bisogno di stabilità politica e di governabilità. Questo paese c'è un forte problema di governabilità, e questo è il lavoro che stiamo facendo. Il rapporto con Monti? I rapporti con Monti sono cordiali, la discussione è anche sul futuro. Noi pensiamo che bisogna andare al di là dell'UDC e di Scelta Civica, perché peraltro Scelta Civica è un'esperienza che noi rispettiamo, ma che è proprio, per come è nata, è una lista civica. Potrà trasformarsi in un soggetto politico se non affronterà nodi che riguardano il futuro di questo paese, il come lo si vuole affrontare. E quindi ci sono delle discussioni in corso dal punto di vista della riflessione politica che riguarda ciascuno di noi. I rapporti da questo punto di vista sono buoni, ma è chiaro che ciascuno si fa le proprie valutazioni, le fa all'interno delle proprie strutture di partito e di movimento, e li fa con i propri dirigenti. Il governo ha mal di pancia giornalieri. Dove arriverà questa esperienza di pacificazione? Ma guardi, il clima all'interno del governo è un clima positivo, è un clima costruttivo. All'esterno del governo c'è chi, per mero calcolo personale o per mero cinismo politico, pensa di far saltare tutti in aria, e diciamo, a questo campionato di guastatori ce ne sono iscritti sia all'interno del PD che all'interno del PDL. Al netto di tutto questo, l'idea di fare un governo con forze che vengono da una campagna elettorale in cui si sono trovate divise nasce dal fatto che ci sono tanti di quei problemi che questo paese deve affrontare, che non può più star perde non può stare più a perdere tempo o essere avvitato da liti, da contrasti, da piccoli o grandi personalismi. E questo è il senso dell'esperienza del governo Letta, che sta facendo bene e sta cercando di ridare o proseguire un'attività anche internazionale che è molto utile al nostro paese. L'ultima, anche in Abruzzo c'è una esigenza di pacificazione, soprattutto nell'UDC. Ma io non credo che ci sia esigenze di pacificazione, c'è esigenze di confronto. I partiti sono utili quando la gente si confronta all'interno e non all'esterno, e noi stiamo lavorando per questo, anche qua.